Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina chiaramente dedicata alle elezioni amministrative e ai ballottaggi che si sono svolti nella giornata di ieri e che hanno dato i due sindaci a Teramo e a Silvi. Partiamo proprio dal capoluogo abruzzese, dove Gian Guido D'Alberto è diventato il più giovane sindaco che sia stato mai eletto nella città di Teramo e si è imposto al ballottaggio con il 53,26% sul candidato del centrodestra, Giandonato Morra. D'Alberto promette di lavorare tutti insieme per il bene della città, mentre Morra ha attaccato i traditori che lo hanno fatto perdere, a suo modo di vedere. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli e poi andiamo ad ascoltare le parole di Gian Guido D'Alberto, dette ieri sera, subito dopo la passeggiata lungo il corso sotto la loggia del comune, nel momento in cui si è celebrata, diciamo, la festa con un simbolico insediamento in comune. Sentiamo. Gian Guido D'Alberto è da oggi il più giovane sindaco che Teramo abbia mai avuto. 41 anni, esperto di diritto costituzionale, a capo di una coalizione civica appoggiata dal Partito Democratico, si è imposto al ballottaggio con 7 punti di distacco su Giandonato Morra, centrodestra, ottenendo il 53,26% di consensi contro il 46,74% del suo sfidante. Eppure si partiva da una differenza di quasi 12 punti del primo turno a favore di Morra, ma si sa che il ballottaggio è tutta un'altra storia. La lunga nottata che ha decretato il ribaltone dell'elettorato teramano è iniziata già con qualche incertezza sulla vittoria del centrodestra, poco prima della chiusura dei seggi, quando sono stati resi noti i dati della scarsa affluenza alle urne, che si è attestata al 50% dei votanti. Nell'ultimo ballottaggio del 2014, che vedeva contrapposti Maurizio Brucchi e Manola Di Pasquale, per pur bassa la percentuale degli aventi diritto al voto si fermò al 57,6%. La tendenza è stata subito chiara, prima un testa a testa e poi il sorpasso. A mezzanotte e mezza D'Alberto aveva già fatto la sua prima dichiarazione da vincitore all'interno del suo comitato elettorale, tra i tanti sostenitori ancora increduli e storditi dal risultato. Il nuovo sindaco ha dedicato con le lacrime agli occhi la sua vittoria a suo padre Giancarlo, che non c'è più, e a chi ha creduto in lui sin dall'inizio. Un pensiero affettuoso anche agli altri candidati sindaci, Cavallari, Covelli, Rocchetti, Cardelli, Di Dalmazio e soprattutto Giandonato Morra, per la correttezza e la signorilità dimostrati in campagna elettorale. Uno stile che Morra non ha perso nemmeno di fronte alla sconfitta. È arrivato nella sua sede elettorale a l'una di notte, accolto dall'affetto dei suoi sostenitori. Amareggiato, deluso, sì, ma già pronto ad impegnarsi come oppositore dialogante. Il suo primo commento a caldo è stato per il popolo delle ciambelle, quei teramani cioè che hanno preferito il mare alle urne. Ma dopo l'analisi del voto, Morra ha attaccato duramente, senza mai citarli apertamente, i due importanti politici teramani, Paolo Tancredi Credi e Mauro Di Dalmazio, che lo avrebbero abbandonato e tradito in maniera ignobile dopo aver pasteggiato per anni proprio con il centrodestra. Per Morra sono loro i veri perdenti e i nuovi apolidi. Anche Paolo Gatti ha riconosciuto quasi subito la vittoria di D'Alberto e sui social gli ha inviato gli auguri di buon lavoro. Intanto si attende di conoscere la squadra di assessori del nuovo sindaco. Sicuramente ci saranno tante donne e tanti giovani. Questa è la prima tra le promesse del quarantenne primo cittadino di Teramo. Tutti insieme, non solo insieme a tutti i candidati, a tutte le liste che sono qui presenti, a tutti i cittadini che stanno festeggiando con noi questo piccolo miracolo politico che era impensabile fino a qualche tempo fa, perché veramente in pochi ci credevano e siamo riusciti, mettendo in campo un progetto e avviando un percorso di coerenza, di trasparenza, di chiarezza, a mettere le basi per cambiare le sorti della nostra città. Ci aspettano delle sfide durissime e difficilissime. Ma io sono convinto che tutti insieme noi, ma soprattutto insieme alla città, ai cittadini, perché dobbiamo aprire le porte del nostro comune, dobbiamo aprire le porte delle istituzioni, dobbiamo
aprire le porte della politica alla città. È iniziata e deve iniziare la stagione della condivisione, della partecipazione, del dialogo, della ricostruzione che non è solo una ricostruzione materiale, ma è una ricostruzione morale, sociale, economica, culturale. Da soli sicuramente non potrò farcela, da soli sicuramente non potremo farcela, ma insieme, tutti insieme, noi potremo sicuramente scrivere una storia diversa per la nostra città, insieme anche ai nostri avversari politici, che ritroveremo insieme in Consiglio Comunale, perché veramente si deve aprire una stagione del dialogo, del confronto, le sfide sono enormi. Non nascondo il timore che mi attraversa, oltre allo straordinario entusiasmo e alla gioia di questa vittoria, che spero sia non la mia vittoria ma la vittoria per Teramo e per i teramani. Non nascondo questo timore, ma sono consapevole e sono certo che mettendo insieme tutte le nostre forze noi riusciremo veramente a cambiare la storia di Teramo, perché Teramo merita tanto, Teramo merita di recuperare il suo ruolo di capoluogo di provincia, Teramo ha davanti delle sfide enormi, noi ci siamo e ci saremo. Grazie a tutti! E dunque queste le parole di D'Alberto. Voltiamo pagina e ci spostiamo a Silvi, dove c'è stato un altro risultato storico, perché Andrea Scordella è il nuovo sindaco ed il primo sindaco della Lega in Abruzzo. Un risultato chiaro, quello del turno di ballottaggio, nel quale il candidato del centrodestra ha superato con il 55,36% delle preferenze il suo avversario Francesco Comignani del centrosinistra, che si è fermato al 44,64%. Dopo la vittoria, Scordella ha ricevuto anche la telefonata del vice premier, ministro dell'interno e leader della Lega Matteo Salvini, che si è congratulato per lo storico risultato. Scordella infatti è il primo sindaco, come detto, eletto con le liste della Lega direttamente, essendo partito, diciamo, con la Lega dal principio della campagna elettorale, non ha approdato nella Lega in un secondo momento. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Andrea Scordella è il nuovo primo cittadino di Silvi, un risultato storico perché è il primo sindaco eletto in Abruzzo come espressione della Lega. Scordella ha ribaltato lo svantaggio comunque minimo, appena 174 voti, che lo separava dal candidato del centrosinistra, Francesco Comignani, un risultato che è diventato chiaro dopo neanche un'ora dall'inizio delle operazioni di scrutinio. I dati definitivi hanno visto prevalere Scordella con 3.633 voti, pari al 55,36% delle preferenze, con contro i 2.929 di Comignani, pari al 44,64%, nel contesto di una giornata in cui l'affluenza è calata, come ampiamente prevedibile, ma non crollata. 51% il dato definitivo, contro il quasi 61% del primo turno. Scordella ha ricevuto la chiamata del vice premier e leader della Lega Salvini, che si è congratulato con lui, assicurando una sua presenza in città prossimamente. Queste le prime parole del neo sindaco. Ma io sono nato qui, ho vissuto qui, sono cresciuto qui, ho studiato qui, poi il lavoro ti porta fuori, però nel cuore hai sempre la città di Silvi. Volevo dimostrare quello che avevo preso in giro per l'Italia, volevo dimostrare di poter dare una mano a questo paese. I silvaroli ci hanno creduto, io devo ringraziare veramente tutto l'elettorato che ha creduto in me, e adesso con la mia squadra vorremmo veramente fare un cambiamento a questa città. In questi casi si fa sempre la domanda: i primi 100 giorni, ecco, tra gli interventi nei primi 100 giorni a Silvi del neo sindaco Andrea Scordella. Ma sicuramente dovremmo puntare su tre aspetti fondamentali, che sono il decoro, la sicurezza e lo sviluppo economico, passando per il turismo. Avremo pochissimo tempo, la stagione estiva è ormai entrata, veramente dovranno lavorare tantissimo i miei collaboratori, perché dobbiamo partire subito, fra pochi giorni abbiamo la necessità di dare una risposta al paese. E una dedica particolare c'è?
una dedica particolare alla mia famiglia, al mio papà che mi guarda da lassù, perché lui era un silvano doc, ci teneva tantissimo a questo paese e vogliamo veramente dare questa risposta. Inoltre vorrei ricordare la figura del nostro candidato Carmine Jezzi, che purtroppo è scomparso proprio durante la campagna elettorale. Lui aveva sposato questo progetto, dunque un ricordo di cuore anche a questa splendida persona che purtroppo non c'è più. È il successo di una coalizione che ha messo insieme i tre partiti di riferimento del centrodestra, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, e la lista idea del senatore Quagliariello, del quale fa parte anche l'ex assessore Fabrizio Valloscura, che entra in consiglio comunale ed è tra i papabili alla carica di vice sindaco. Ha premiato il fatto che per forza abbiamo lavorato per l'unità del centrodestra, era una cosa importante, mi ero messo come prerogativa, si parlava di candidature esterne, niente, noi abbiamo detto se andiamo insieme vinciamo, e così è stato, grazie anche al grande successo della Lega e di Idea, che ha avuto un successo non indifferente sul territorio, sono veramente contento. Democratici per Silvi, Silvi ripartiamo e Obiettivo Silvi erano le tre liste che sostenevano Comignani, che paga probabilmente una fetta di elettorato pentastellato che ha deciso di appoggiare Scordella, e paga anche la chiusura traumatica del suo mandato dopo 34 mesi di governo cittadino, cosa avvenuta nell'aprile 2017. Io avevo appena detto a un suo collega che mai e poi mai né io né chi rappresentare l'opposizione farà un gesto così sconsiderato, perché questo significa questo è prendere in giro i nostri cittadini. Fortunatamente chi ha fatto questo gesto non siederà neanche ai banchi dell'opposizione. E ora che opposizione farà Francesco Comignani? Io non voglio essere retorico, ma faremo un'opposizione per il bene di Silvi, quindi tutto ciò che riguarda il bene di Silvi da noi verrà appoggiato. È chiaro, poi bisognerà vedere volta per volta, ma non ho nessun motivo di rivendicazione. Cioè, una tornata elettorale prevede un vincitore e uno che perde. Ho perso, quindi onore al vincitore. E queste anche le parole di Francesco Comignani. Proseguiamo la pagina politica tirando un po' le somme di questa tornata di amministrative e soprattutto del ballottaggio. Due risultati, lo avete ascoltato dai servizi, per motivi diversi storici. A Teramo crolla una tradizionale roccaforte del centrodestra, passando così al centrosinistra. Silvi invece, dopo la caduta dell'amministrazione Comignani, c'è un nuovo sindaco che è espressione della Lega, che è il partito che in questo momento sta trainando la politica italiana. Sentiamo a questo proposito due esponenti, uno della Lega, l'altro del Partito Democratico, e si tratta di Giuseppe Bellachioma, che è il coordinatore regionale della Lega in Abruzzo, e poi del presidente della regione Luciano D'Alfonso. Presidente, ieri ci sono stati ballottaggi in due centri importanti della nostra regione. A Teramo, a sorpresa, ha vinto il centro-sinistra. Il PD rialza la testa proprio dal capoluogo Prutinio. Ma io non sono sorpreso dell'esito di Teramo, perché vedevo stanchezza nel centrodestra, e poi quello che è accaduto a Teramo città è un atto di violenza. Far cadere un'amministrazione è un'esperienza sanguinaria che solitamente si paga. Il candidato sindaco di centrodestra è un gentiluomo riconosciuto tale da tutti, io ricordo anche nei miei confronti su molto educato quando lo invitai ad un dibattito sul piano dei trasporti a livello regionale. Quello che non ho visto da parte del centrodestra era l'ambizione di vincere. Al contrario, ho visto una grande carica di ambizione nel portare avanti l'attività della vittoria da parte di Gian Guido D'Alberto, che ha messo sul tavolo la sua pluriennale esperienza, la sua autonomia, la sua attrezzatura, starei per dire anche professionale. Poi Teramo credo che abbia voluto segnare quella bella esperienza in democrazia che si chiama l'alternanza. E per quanto riguarda Silvi, io credo che, continuo a dire, che il buon governo della Lega, il buon senso che abbiamo dimostrato in questi anni e anche in campagna elettorale con le politiche del 4 marzo, con il grande successo in Abruzzo, credo che sia la giusta ricompensa di un lavoro fatto da tutto il movimento in Abruzzo, soprattutto da tutti i militanti, da tutti i dirigenti, che poi è stato finalizzato stasera con la vittoria di Andrea Scordella qui a Silvi. I sondaggi ci confortano, soprattutto in questi ultimi tempi, non soltanto a livello nazionale ma anche in Abruzzo, nulla togliere agli alleati, a quello che sarà lo scenario politico futuro.
ma sono fermamente convinto oggi più di ieri che il prossimo governatore della regione Abruzzo sarà della Lega. Presidente, a proposito di elezioni, quando si andrà al voto in Abruzzo? Le opposizioni continuano a chiedere poi le sue dimissioni, quando arriveranno? Ma le opposizioni danno luogo ad una posizione che è contraria. Ho letto di Quagliariello, che per me ha studiato bene la storia contemporanea e la storia moderna, lui dice che per lui si può votare nel 2019. Io non mi occupo di questi aspetti, sto facendo con molta lena il presidente della regione in Abruzzo, il senatore a Roma. Da questa settimana si insediano anche le commissioni, domani interverrò in aula per quanto riguarda i problemi riferiti al DL terremoto e ne parlerò non da abruzzesista, ma ne parlerò come legislatore italiano, facendo in modo che una volta per tutte le tragedie trovino copertura normativa ordinamentale. Lasciamo la politica, cambiamo decisamente argomento. Ora la cronaca: estorsione nei confronti di alcuni commercianti di Pescara, nonché furto e spaccio di stupefacenti. Queste le accuse di cui devono rispondere 5 persone fermate all'alba di oggi dai finanzieri del comando provinciale di Pescara. Sentiamo il servizio. Sono state le segnalazioni di alcuni commercianti a novembre del 2017 a scoprire il velo sulle continue vessazioni e richieste di denaro che gli esercenti erano costretti a sopportare a Pescara. Dopo mesi di indagini, i finanzieri della compagnia pescarese hanno eseguito ieri 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale Adriatico nei confronti di una banda del pescarese composta da un'intera famiglia, quella dei Rossoni, e da Giovanni Di Blasio. Per gli arrestati a vario titolo, i reati contestati sono estorsione, furto aggravato, spaccio di sostanza stupefacente e lesioni fisiche in continuazione in concorso. L'operazione è stata denominata No Fear perché fa riferimento ai soggetti che hanno subito l'estorsione, che inizialmente non avevano il coraggio di denunciarli per iscritto. E poi, diciamo, vedendo l'attività nostra, vedendo che comunque ci eravamo interessati, hanno avuto il coraggio di denunciarli e di consentirci di svolgere una serie di attività che poi hanno permesso quindi di arrestare queste 5 persone. I finanzieri, nel corso delle indagini, si sono avvalsi anche delle intercettazioni telefoniche che hanno consentito di ricostruire anche altre situazioni di estorsione. In un caso, a rifiuto di elargire l'ennesima dazione di denaro, si è passati dalle minacce all'aggressione fisica davanti ai clienti del locale. In un altro caso, un debito di droga si è trasformato in usura con richieste di denaro a cadenza mensile che hanno raggiunto i 30.000 euro, richieste che non si sono fermate nemmeno davanti alla denuncia della vittima. Però queste condotte lesive nei confronti di queste persone partono già dal 2013 con una serie di situazioni tra gli estorsori e chi subiva questi reati. È una cosa che andava avanti da un po' di tempo e soprattutto queste persone comunque hanno dei precedenti specifici nei reati contro il patrimonio. E continuiamo a parlare di cronache e di Guardia di Finanza, perché a Pescara si svolgerà la cerimonia per il 244esimo anniversario della Guardia di Finanza. Oggi nella caserma Ermanno Parete, dunque, la cerimonia prevista attorno alle 18 di questo pomeriggio. Il generale Flavio Aniello, comandante regionale Abruzzo, ai nostri microfoni ha parlato di un anno di attività del corpo nella nostra regione. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. 244esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Generale Aniello, l'occasione è anche quella per fare il punto della situazione, per spiegare quello che il Corpo della Guardia di Finanza ha fatto negli ultimi 17 mesi nella nostra regione. Una Guardia di Finanza protesa a conseguire gli obiettivi in materia per la tutela delle entrate pubbliche. Qualsiasi forma di bilancio, sia esso comunitario, erariale, quindi statale, locale, per contrastare tutti i fenomeni di evasione più gravi. E poi il secondo importante obiettivo, che è quello di contrastare ogni mala gestione nella spesa pubblica, senza dimenticare il nostro grande impegno contro ogni forma di criminalità economica. E inoltre, per chiudere, il nostro obiettivo strutturale, che è quello del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Qui a Pescara da qualche mese funziona un ulteriore punto di coordinamento dell'agenzia Frontex, perché anche le coste abruzzesi sono
oggetto non tanto di flussi migratori che ancora non si verificano, quanto piuttosto di traffici illeciti e di sbarchi di sostanze stupefacenti provenienti da oltre Adriatico. Generale, le infiltrazioni delle mafie nella nostra regione probabilmente rappresentano la maggiore fonte di preoccupazione anche per la posizione geografica dell'Abruzzo, è così? È vero, l'Abruzzo non è terra di nascita delle mafie, ma è terra di radicamento dei loro interessi, quindi l'Andrangheta, la Camorra, la Sacra Corona Unita per quanto riguarda soprattutto il traffico di stupefacenti, vedono che qui in Abruzzo ci possono essere delle fonti di investimento e quindi di riciclaggio di denaro. Ecco che quindi il nostro presidio deve essere costante, perché una volta individuate queste fonti le dobbiamo attaccare, prosciugare e togliere alle organizzazioni criminali. Nella giornata di oggi, nel giorno in cui si ricorda la fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, non mancherà un ricordo per la tragedia di Rigopiano. È una tragedia che è ancora immanente, è un monito a cui pensiamo tantissimo, perché l'organizzazione dei soccorsi è un'organizzazione complessa, è una macchina molto difficile da avviare, soprattutto in situazioni molto particolari come quelle che si crearono lo scorso mese di gennaio, ma esiste, è efficiente, ne fanno parte tanti organismi dello Stato. E oggi ricordare le vittime di Rigopiano e anche fornire un tributo a tutti coloro che si prodigarono per salvare vite umane. Restiamo alla cronaca e ci spostiamo a Lanciano per andare a vedere l'operazione dei carabinieri denominata Pony Express. Si chiama Pony Express l'operazione eseguita dai carabinieri della compagnia di Lanciano, che ha arrestato 5 persone, 4 uomini e una donna, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Per alcuni c'è anche favoreggiamento. Agli arresti sono finiti Vincenzo Laforgia, 50 anni di Lanciano, Nicola Coccia, 43 di San Vito Chietino, Maurizio Lanci, 27 anni di Frisa, Federico Di Sotto, 36 anni Fossacesia e Franco Montebello, 45 anni di Castelfrentano. I 5 si erano divisi la clientela e consegnavano per la maggior parte dei casi a domicilio le dosi di eroina e cocaina soprattutto, ma anche hashish e marijuana. Altrimenti davano appuntamento agli assuntori, prevalentemente operai, impiegati e disoccupati, in vari luoghi della città, come in via per Fossacesia, zona Villa Comunale, via del Mare, quartiere Santa Rita, ma anche in pieno centro come piazza Pace, a ridosso di Corso Trento e Trieste. Per i vari appostamenti i carabinieri si sono improvvisati postini, podisti e anche operai edili. L'operazione, hanno dichiarato in conferenza stampa il comandante della compagnia, il capitano Vincenzo Orlando, e il tenente Massimo Canale del NORM, è il risultato di un complesso iter investigativo durato 6 mesi. Per gli arresti eseguiti alle 5 del mattino sono stati impiegati 35 militari e una unità cinofila. Le indagini proseguono. Finora sono state accertate responsabilità per oltre 200 cessioni di droga di vario tipo a carico degli indagati, i quali avevano creato una capillare continua e intensa rete di microspaccio itineranti al dettaglio. Oltre 100 sono i tossicodipendenti identificati, 250 grammi la sostanza stupefacente sequestrata pari a circa 1000 dosi, 11.000 euro il provento illecito dello spaccio posto a sequestro, 10 persone sono indagate in libertà. Adesso ci spostiamo all'Aquila, sballati o sballati di sport, a seconda insomma dell'accezione che si vuole dare alla frase. L'iniziativa contro la droga presentata in comune nel capoluogo di regione, appuntamento per domani al Parco del Castello. Sentiamo Daniela Rosone. Sballati o sballati di sport, una duplice interpretazione nel titolo per la giornata di domani che dalle 16 alle 20 si farà al Parco del Castello grazie a Comune, CERT, Cooperative Ideali e Rugby Experience School in occasione della giornata mondiale contro le droghe. La Rugby Experience School sarà presente con i suoi tesserati e volontari per promuovere il gioco del rugby come aggregazione per i giovani. Il CERT sarà a disposizione con un gazebo informativo. C'è stata una collaborazione sin dal primo momento con il CERT, la dottoressa Spaziani, la ASL e con Rugby Experience per dare una risposta anche al nostro territorio. C'era la necessità di dimostrare quanto un'amministrazione comunale tenesse a uno dei problemi socialmente più impattanti. Sappiamo che quali sono gli indici di disagio in particolar modo giovanile, e sono chiaramente l'aumento dell'uso di droghe, di alcol, anche di psicofarmaci. Dobbiamo aggredire questo tipo di problematiche e l'amministrazione non può tirarsi fuori da una sfida di questo tipo.
I dati non sono affatto positivi, quelli diramati dalla dottoressa Daniela Spaziani, responsabile del CERT psichiatra. Dilaga il gioco d'azzardo e si diffondono alcol e droga sempre più nei minori. Ma in aumento ci sono anche le dipendenze tecnologiche da smartphone, videogiochi o internet. Nel 2017 700 le persone in carico al CERT, 251 per alcol, 403 per droga, 46 per il gioco. In aumento i minori, quasi tutti incontrati al CPA del minorile. Per abuso di sostanze il più giovane ha avuto 16 anni, per la cannabis il più anziano attorno ai 58 anni. La fascia più colpita rimane quella superiore ai 39 anni, ma la fascia di età dai 16 ai 24 è quella più meritevole di attenzione oggi, perché hanno chiesto aiuto al CERT 24 nuovi utenti. Si usano anche molti psicofarmaci comprati direttamente da internet, ha detto la dottoressa. Per l'alcol, dei 251 in carico, 77 sono i nuovi utenti, il più giovane 17 anni, il più anziano 83, dai 50 ai 59 anni la fascia più colpita. Per il gioco patologico 46 persone in carico, 16 nuovi utenti, dai 30 ai 34 la fascia più colpita, ma in tanti ancora non si rivolgono al CERT, servirebbero più campagne informative. Il fenomeno però merita attenzione, sono sempre più uomini, meno le donne, ma anche questi aumentano. E il centro diurno, ha ricordato la dottoressa Zimeri, ci aveva richiesto di aiuto anche per genitori, per dipendenza da internet dei figli, recupera e fa riabilitazione, reinserisce anche nel lavoro, da anni ormai si occupa di adolescenti, sono stati trattati 136 utenti qui. Ragazzi, si dà questo invito, sballati di sport piuttosto che di sostanze o di attività illecite che purtroppo dilagano nel nostro territorio. Non soltanto gli abusi di alcol, non soltanto il consumo di sostanze già nei minorenni, perché nell'anno 2017 abbiamo visto un aumento di ragazzi minori venire al CERT, anche per le cosiddette droghe leggere, ma soprattutto noi pensiamo che sia un pericolo da tenere sotto controllo il gioco d'azzardo e le nuove dipendenze tecnologiche. Il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, è intervenuto lo scorso fine settimana al convegno organizzato dall'Associazione degli Avvocati Sportivi all'Auditorium Petruzzi di Pescara ed ha parlato di fair play e del tema delle seconde squadre. Ascoltiamolo nell'intervista realizzata da Paolo Sinibaldi. Gabriele Gravina, vado subito dritto. Nel calcio il fair play esiste? Davvero? È una precondizione essenziale, non ci può essere sport se non è corretto, non ci può essere sport se non c'è etica, e quindi sappiamo benissimo che prima ci deve essere l'etica, poi c'è sicuramente l'evento sportivo, e tra questi due momenti c'è un sistema di regole, c'è un sistema di, sono diverse dimensioni, e noi dobbiamo far sì che tutto questo che c'è tra l'etica come precondizione, quindi come mondo dei valori, e il momento della competizione sportiva, ci sia un rispetto di quelle regole che appunto permettono di vivere insieme al meglio proprio l'evento sportivo. E faccio un'ultima domanda, Gabriele Gravina si è già espresso, ma vorrei che lo rifacesse anche in questa sede, un suo pensiero su tutto quello che si sta dicendo sulle squadre B del mondo del calcio. Ma io l'ho già ribadito, mi sembra che poi alla fine tutti cominciano ad avvicinarsi al mio concetto. Il progetto Seconda Squadra è un progetto straordinario da valorizzare, ma è un progetto complicato, un progetto molto molto difficile, molto complesso, che richiede riflessioni e applicazioni puntuali, meticolosi, ma soprattutto richiede degli approfondimenti. Ho la sensazione piuttosto fondata, e questo mi preoccupa molto, che c'è stata un'accelerazione incredibile nella partenza di questo progetto, che correrà il rischio, a mio avviso, da un lato di inficiare l'idea stessa del progetto e dall'altro dare l'impressione che la montagna avrà partorito un piccolo topolino, perché o una, massimo due squadre potrebbero essere quelle interessate al progetto Seconde Squadre. Restiamo a Pescara ed andiamo a vedere la scuola di beach volley del Quattro Vele, appuntamento classico dell'estate pescarese.
Ripartiamo con grande entusiasmo in questo 2018, con delle novità sotto l'aspetto tecnico, con due nuovi tecnici che sono Gervasio Iurisci e Luciano Iurisci, la conferma di De Collibus e chiaramente anche la conferma di James Martins, con cui l'anno scorso abbiamo vinto questo scudetto. Insomma, più che vinto questo scudetto, penso che l'anno scorso sia successo qualcosa di storico, nel senso mai nessuna scuola ha portato due coppie e ha fatto una finale scudetto arrivando prima e seconda. Beh, noi facciamo una grande ricerca d'inverno di ragazzi talentuosi, di ragazzi che possono lavorare bene anche sulla sabbia. Poi li portiamo sulla sabbia e iniziamo a lavorare. Per cui questo è quello che è successo con questi quattro ragazzi che sono ai vertici nazionali. Manuel Alfieri, figlio d'arte, fresco di promozione con il Lamezia Terme, parliamo in questo caso però di beach volley, una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Sì, sono venuto da una stagione molto positiva a Lamezia, comunque indoor, e appunto sono arrivato una settimana fa qui a Pescara e diciamo dopo 2-3 giorni di riposo abbiamo subito rincominciato a fare preparazione per il beach. E appunto adesso ci stiamo avvicinando alle prime tappe del campionato italiano e infatti già stiamo pensando subito a queste e ci stiamo concentrando su queste. Per te il sogno resta quello un domani di arrivare in Serie A? Certo, certo, io adesso sto vedendo se rimanere alla Lamezia in A2 e vedremo adesso in questi giorni se mi riconfermeranno. E questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.